Direi che all'Hotel La Pace oggi si incontrano due mondi, sono due mondi molto importanti, due mondi che devono convivere e sono destinati a convivere. Dobbiamo capirlo meglio questo rapporto, dobbiamo capire meglio quando è che il popolo cinese e il popolo italiano riusciranno a capirsi davvero. La realtà della Toscana, soprattutto città come Prato, Firenze o Montecatini, dove siamo in questo momento, hanno una grande possibilità di espandersi non solo nella Cina, ma di espandere la loro cultura e il loro modo di vedere la società convivendo. Questa convivenza ancora non è stata sviluppata. Devo dire, qualche volta hanno avuto torto i cinesi a non svilupparsi troppo, ma molto spesso hanno avuto torto gli italiani e lo abbiamo anche adesso. Vedo le comunità, i comuni di questo territorio poco attenti a quello che sta succedendo. Se riuscissimo a entrare in un dialogo vero tra Cina e Italia, un dialogo vero tra chi è arrivato da molto lontano portando una cultura completamente diversa, completamente nuova, vedo che i cinesi qui hanno le loro scuole, però mandano i loro bambini nelle scuole italiane, giustamente, come d'obbligo, e riescono però a legare. Sono più disponibili, mi sembra, ai cinesi a legare con gli italiani che non gli italiani a legare ai cinesi. È da qui che dobbiamo ripartire. Ultimamente c'è stata una polemica perché un gruppo di operatori cinesi, un folto gruppo, ha fatto una riunione tipo questa a Prato. Qualcuno ha detto, ma hanno pagato un sacco di soldi da dove vengono. Questo non dipende, non dobbiamo capire questo, dobbiamo capire se queste persone hanno fatto una riunione e un incontro di questo tipo per sviluppare rapporti anche economici fra loro. Poi il resto non deve essere un problema politico, ma deve essere un problema intellettuale. Noi pensiamo che le istituzioni italiane con quelle cinesi possano progredire da un punto di vista commerciale, nel rispetto reciproco e delle regole. Oggi la regola, il meccanismo della regola, tenere sulla regola è centrale, non soltanto per un problema di relazioni tra Cina e Italia, ma anche per la stessa Cina. La Cina commercia con il mondo e qui viene il mondo a commerciare con la Cina. C'è bisogno di regole affinché non ci siano problemi a livello di immagine commerciale anche per la Cina. Quindi un volto migliore, una proiezione migliore sulle regole rende tutto migliore. Io mi occupo personalmente dei rifiuti e del decoro, quindi delle città, quindi noi speriamo che attraverso questo meccanismo di incrocio tra comunità ci possa essere una proiezione e una soddisfazione reciproca.